Eccoci arrivati a casa di Mircea, il mio amico medievalista e anche il mio collega guida. Eccoci qua. Oh, ci aspetta alla porta. Mircea, sei pronto? Salve, benvenuto. E allora? Allora, andiamo in un luogo molto suggestivo per la storia di Vlad il Impalatore. Ah, bella sorpresa. E parliamo là, va bene? Ok, andiamo. Va bene, andiamo. Qui siamo al monastero Comana, dedicato al Santo Nicolae e fondato dal grande principe Vlad l'Impalatore. Il monastero si trova vicino alla via più importante che collega la città București, l'attuale capitale della Romania, con Costantinopoli, passando per la città Giurgiu, che si trova al confine della Romania, nel sud, vicino al Danubio. Nella foresta che si trova da queste parti, Vlad l'Impalatore ha avuto molti conflitti con gli ottomani. Andiamo a vederla. Siamo arrivati nella foresta di Comana e adesso domanderemo a Mircea perché ci hai portato qua. Siamo venuti nella foresta di Comana perché siamo vicino al monastero Comana fondato dal principe Vlad l'Impalatore e perché siamo vicino alla via verso Costantinopoli, su quale Vlad l'Impalatore ha avuto decine di conflitti con gli ottomani. Passiamo alla seconda domanda. Dove e quando è nato Vlad l'Impalatore? Questa è una domanda che molte persone si pongono. Dove e quando fu nato Vlad l'Impalatore non si conosce con certezza. Si presume sia nato a Sighișoara nel 1431, ma è molto possibile di essere stato nato ancora prima. Con certezza si conosce il fatto che ha passato 4 anni dalla sua infanzia a Sighișoara tra 1431 e 1435, quando il suo padre si rifugiò là durante le lotte per il trono della Valacchia. Il suo padre era uno dei figli del più grande principe della Valacchia, Mircea il Vecchio. Ok. Le prime due domande sono andate bene, adesso sicuramente io poi conosco Mircea, andrà ad allungarsi sulle sue risposte, quindi mamma mia, preparatevi. Prepariamoci con la terza domanda, e la domanda è la seguente, cioè Vlad è conosciuto con il soprannome l'Impalatore, ma qual è il suo vero nome e cognome? Allora, il nome era semplice Vlad, ma di cognome si chiamava Basarab, era discendente diretto dalla famiglia fondatrice della Valacchia, che è una parte della Romania di oggi, fondata da Basarab I all'inizio del XIV secolo.
Allora, il suo cognome è Bastaga. La domanda che se la mettono molti è se Vlad II o Vlad III. Il suo padre si chiamava sempre Vlad. Ma questo fatto lo mette nella seconda posizione, Vlad II. La variante del Vlad III viene da un altro fatto. Nel 1395, in seguito alla lotta di Rovine, quando Mircea il Vecchio vincì per la prima volta gli ottomani, una parte dei nobili della Valacchia hanno proclamato un altro principe che ha regnato una parte della Valacchia, neanche in tutta. E questo si chiamava sempre Vlad, soprannominato l'Uzurpatore. Dipende da noi. Se contiamo Vlad l'Uzurpatore come principe della Valacchia, anche se lui non è stato mai principe in tutta la Valacchia, Vlad l'Impalatore diviene il terzo. Ma se non lo contiamo, variante che scelgo anch'io, perché non è stato principe in tutta la Valacchia, allora Vlad l'Impalatore diviene Vlad II dopo il suo padre che aveva lo stesso nome. Amicia, continuiamo l'incursione nella vita di Vlad, del periodo in cui i fratelli di Vlad e Vlad furono tenuti in ostaggio ad Adrianopoli, che era a quei tempi era la capitale dell'impero ottomano. Ad Adrianopoli, cosa sappiamo di quel periodo? Per l'inizio si deve sapere che ostaggio non è prigioniero. Vlad l'Impalatore e anche i suoi fratelli erano tenuti nella loro qualità di principi eredi solo per assicurarsi che il loro padre rimaneva fedele al sultano. In questo periodo Vlad l'Impalatore ha imparato anche la lingua degli ottomani, ha ricevuto una educazione secondo il suo livello principesco ed anche ha imparato una cosa molto importante. Il modo, i metodi di combattimento degli ottomani. E questa cosa l'ha aiutato molto per combattere proprio gli ottomani. In questo periodo, Vlad l'Impalatore è stato anche testimone a un fatto molto crudele. Gli ottomani hanno assassinato il suo fratello maggiore, Mircea. Da quel punto, Vlad l'Impalatore ha preso anche un grande odio contro gli ottomani. Non so se voi le sentite, ma qui stanno iniziando ad arrivare a zanzare e adesso ci divertiamo. Allora, Vlad, stavo dicendo di nuovo Vlad. Mircea, quali sono i periodi in cui dominò nella Valachia Vlad l'Impalatore? Vlad l'Impalatore ha avuto tre periodi di regno nella Valachia. Il primo, per solo pochi mesi, nel 1448. Il secondo, più importante, tra 1456 e 1462. E l'ultimo, per quasi un anno, dalla fine del 1475 fino al 1476, quando in condizioni sconosciute finisce la vita terrestre e passa nella vita eterna. Adesso vogliamo sapere perché sto Vlad l'Impalatore viene chiamato l'Impalatore e spiegaci un pochettino cos'è l'impalazione. Vlad l'Impalatore non è stato l'unico che ha utilizzato il metodo dell'impalamento, solo che l'ha utilizzato così tanto per quanto ha ricevuto questo soprannome. Il metodo l'ha imparato proprio dagli ottomani e fino alla fine l'ha utilizzato di più contro di loro. Com'era l'impalamento? L'impalamento era una punizione che veniva fatta molto veloce e non tanto per il divertimento dei spettatori quanto
per far paura a quelli che si applicavano. Era molto semplice. Il palo era messo nella terra, verticale. E l'impalato, quello che seguiva a essere impalato, era messo nel palo che entrava per lo stomaco ed usciva per la parte posteriore. Praticamente il palo era al verticale e l'impalato all'orizzontale. Così non si toccava nessun organo vitale e quello poteva rimanere in vita ancora per alcuni giorni. L'impalamento era fatto uno per punire i malfattori o i nemici esterni che venivano per invadare la Valacchia, ma anche contro i malfattori, ladri e specialmente contro i traditori. Allora Mircia, qui sarà sicuramente una risposta molto più lunga. Raccontami un po' su qualcuna delle battaglie più importanti contro gli ottomani. Con gli ottomani sono stati moltissimi conflitti. Pensate che l'impero ottomano aveva possedimenti su 3 continenti: Africa, Asia ed Europa. Il confine dalla Valacchia con l'impero ottomano era in lungo al Danubio per quasi 1000 chilometri, cioè un confine molto difficile da difendere. Gli ottomani avevano 2 categorie di attacchi. Quelli di saccheggio, molto numerosi, ma fatte da armate più piccole, che passavano, nel nostro caso il Danubio, con lo scopo di saccheggiare, prendere del bottino, ma anche persone. L'altra categoria, che veniva più raro, erano le grandi campagne organizzate o dal sultano o dai pascià, cioè grandi dignitari nell'amministrazione ottomana, sia militare che civile, e che venivano ad alcuni anni, ma con lo scopo di conquistare un territorio. Nell'impero ottomano esisteva anche una categoria di combattenti chiamati Akhnji. Questi erano una specie di ladri con documenti in regola. Praticamente era un corpo dell'esercito ottomano non pagato, a quale il sultano, attenzione, gli dava il diritto di saccheggio, come puoi dare il diritto di saccheggio, dove nello spazio esterno dell'impero ottomano, con un scopo doppio: uno, per portare bottino, ma anche per indebolire i vicini verso di quale il sultano aveva l'intenzione di allargare il suo impero. In seguito alla protezione all'interno dell'impero ottomano, il sultano riceveva 10% del loro bottino, ma lo stesso corpo dei Akhnji avevano anche l'obbligo di accompagnare l'armata grande del sultano nelle campagne di conquista. Allora un corpo di armata alla disposizione del sultano, che non costava niente, anzi portava qualcosa. Questi Akhnji specializzati nel saccheggio venivano, come ho detto, molto spesso qui, e da questa parte l'impalatore li aspettava con la sua armata e li puniva come sapeva meglio, cioè li impalava. Dall'altro punto di vista, le grandi campagne erano organizzate, come ho detto, o dal sultano o dai pascià, che erano capi militari ed amministrativi nelle regioni più grandi in quale era diviso l'impero ottomano. In seguito possiamo parlare
da due eventi. Due campagne ottomane che sono raccontate da diversi storici, fra quali due contemporanei, Mihail Dukas e Leonid Kalkofondil, e ci raccontano con molti dettagli queste due campagne. La prima, organizzata da Hamza Pasha, il Pasha di Vidin, che passa il Danubio con l'intenzione di prendere Vlad Impalatore in una trappola e di portarlo al sultano ottomano. Solo che, invece di prendere lui, Vlad Impalatore, è preso insieme a 4.000 dei suoi combattenti dal principe Vlad Impalatore, che poi li punì come sapeva meglio. Vlad Impalatore ha creato una vera foresta di paglia. E come ci racconta Mihail Dukas, quando si passava da Trigorsk, capitale della Wallachia a quel tempo, verso la montagna, in un luogo piatto, come in un frutteto, si era creata una vera foresta di pali. In ogni palo stava un turco. Nel centro di questa foresta era impalato Hamza Pasha in un palo molto più grande per rispettare il suo rango. Allora, questa prima campagna più grande degli ottomani è finita in una maniera terribile per loro. La seconda, dell'anno 1462, organizzata proprio dal sultano Mehmed II, il conquistatore di Costantinopoli, aveva come scopo di prendere Vlad Impalatore e di mettere sul trono di Trigoviste un altro pretendente fedele al sultano. Questa campagna organizzata dal sultano veniva fatta con 150.000 combattenti secondo Mihail Dukas e 250.000 combattenti come scrive Leonid Kalkofondil. Le stime attuali vanno fino verso 150.000 combattenti. Allora la variante di Mihail Dukas è più probabile, la variante più vicina alla verità. Davanti a questo grande esercito, Vlad Impalatore aveva attorno 20.000 combattenti. C'è un rapporto totalmente sfavorevole. Un confronto nel campo aperto era sfavorevole. Allora, Vlad Impalatore ha utilizzato un metodo utilizzato anche dai suoi predecessori. Si incendiava tutto davanti agli ottomani e le acque erano avvelenate, nel modo che questi non trovavano niente da mangiare e da bere. Un esercito di 150.000 persone, affamato ed assetato, certamente che ha un morale non troppo buono, e al di là di questo non sono neanche capaci di combattere al massimo livello. Nello stesso tempo Vlad Impalatore organizzava piccoli attacchi, specialmente nella notte, e in una di queste notti ha fatto una cosa che non l'ha fatta mai nessun altro prima. Lui, principe della Wallachia, capo di un stato, è entrato in persona nell'accampamento del sultano Mehmed II, fin quando è riuscito ad incendiare la sua tenda, e li ha fatto lottarsi tra di loro in quella notte fino all'alba.
Il conquistatore di Costantinopoli per caso non era nella sua tenda a quell'ora e così è scappato. Invece fino alla mattina il suo esercito era dimezzato, scomparsi in una lotta fratricida senza riconoscersi, e un'altra parte che è fuggita verso il Danubio. Invece con l'altra parte dell'esercito, specialmente i corpi più importanti di Ienicei e di Spahi, Mehmed II ha continuato il suo percorso ed è arrivato a Trigoviste. L'impalatore, essendo costretto di fuggire, è partito verso la Transilvania, verso Hunedoara, il castello della famiglia di Hunedoara, a quel tempo di Matteo Corvino, da quale pensava a ricevere aiuto. Solo che Matteo Corvino, invece di dare l'aiuto necessario, avendo in vista che per un po' di anni l'ha protetto, fermando gli ottomani della via anche verso il suo regno, Matteo Corvino lo imprigionò per 12 anni a Buda e Visegrad. E così il secondo regno di Vlad l'Impalatore, anzi il più importante, si finì. Abbiamo terminato le domande di questo primo video fatte a Mircea su appunto Vlad, il nostro personaggio Vlad l'Impalatore. Il secondo video che stiamo iniziando a progettare parlerà dei rapporti tra Vlad l'Impalatore e i sassoni della città di Brașov. E anche parleremo del rapporto fra il personaggio Vlad l'Impalatore e il personaggio letterario della fine dell'Ottocento, del 1800, che sapete un po' di chi si tratta. È qui che Mircea entra nel campo e vi saluta anche lui. Ecco, salve. Qui. Salve, vi saluto e vi aspetto alla seconda filmata presso le vicinanze di Brașov. Ciao, ci e alla prossima. Dopo domani sera. Su queste ultime immagini che adesso scorreranno sul video, vorrei approfittare per ringraziarvi di aver seguito il video. Mi raccomando, mettete like, condividete e scrivete nei commenti le eventuali domande che volete che faccia a Mircea per il secondo video. Se vi è piaciuto mettete un like, condividete, un saluto e alla prossima!